Allora, la prima cosa che vogliamo fare è che non passi la riforma al Senato, dove ricordiamo Renzi non ha i numeri drogati dal premio di maggioranza del Porcellum che ha alla Camera, quindi sarà magari anche difficile, lì faremo la battaglia politica. Noi però guardiamo avanti, abbiamo capito che se dovesse passare il momento politico è quello del referendum confermativo, non serve il quorum, quindi non c'è il rischio di mettere in piedi una macchina che poi non raggiunga nemmeno la validità del voto come il referendum abrogativo. E ripeto, si abbatte la riforma del Senato e si abbatte contemporaneamente l'Italicum e lì si manda a casa Renzi, è quello il momento più importante.